mette in evidenza l'evasione di questo detenuto e la fragilità del sistema, perché anche il sistema premiale, che è un sistema oggi importante, noi negli ultimi 2 anni abbiamo avuto anche un aumento delle evasioni dagli articoli 21, quelle evasioni che avvengono all'esterno. E questo è veramente grave, significa che il sistema, come io sto evidenziando dal punto di vista sanitario, dal punto di vista del controllo delle carceri, la mafia nigeriana e quant'altro, evidenza che è un sistema fragilissimo. Ancora nessuna traccia del detenuto albanese che ieri non è rientrato nel carcere di Campobasso, facendo perdere le sue tracce. Le forze dell'ordine lo cercano ovunque. Non si tratta di un detenuto qualunque, ma di un omicida condannato a 24 anni di reclusione per aver ucciso una donna. L'uomo avrebbe dovuto scontare altri 5 anni di reclusione e da circa 8 mesi godeva dei benefici dell'articolo 21, programma di rieducazione che consente di poter svolgere mansioni al di fuori dell'istituto carcerario. Il 47enne ieri mattina è uscito regolarmente alle 8, ma non ha fatto rientro alle 12.45. Nel mezzo, un'apparizione all'agrario, prima di svanire nel nulla. A dare l'allarme il personale dell'istituto scolastico, dove era stato assegnato per seguire il programma di riabilitazione. Quello che Diciamo, voglio, ma sì. com'è possibile che un condannato per omicidio possa svolgere delle mansioni in un istituto scolastico a contatto con gli alunni? La rieducazione è il concetto essenziale. Alla fine della pena, quando si è dimostrato di avere tutte le caratteristiche della persona che si vuole rieducare, perché ha avuto un percorso rieducativo valutato da un'equipe all'interno del carcere, che dice: noi abbiamo avuto casi ancora peggiori di quel signore che aveva ammazzato persone a Roma, Izzi, e che è stato affidato fuori, poi ha ammazzato altre persone. Per questo non ci possiamo meravigliare, c'è il sistema che non funziona. Dunque Di Giacomo rievoca il caso Angelo Izzo, il mostro del Circeo che nel dicembre del 2004 ottenne la semilibertà dal carcere di Campobasso su disposizione dei giudici di Palermo per andare a lavorare nella cooperativa Città Futura. Il 28 aprile 2005 Izzo uccise Maria Carmela e Valentina Maiorano, all'epoca sotto protezione a Ferrazzano, rispettivamente moglie e figlia di Giovanni Maiorano, ex affiliato, poi della Sacra Corona Unita, che Izzo conobbe in carcere. Tutti hanno diritto ad un percorso riabilitativo, aggiunge il segretario del sindacato di polizia penitenziaria, ma non tutti vogliono pentirsi. Evasioni, cellulari, risse, rivolte. Il carcere di Campobasso per il sindacalista è fuori controllo e dall'interno si rischiano di generare fenomeni di infiltrazione criminale, con in prima fila la malavita laziale. Noi abbiamo corso il rischio a Campobasso di infiltrazioni criminali nell'ambiente esterno, tenendo conto dei detenuti che c'erano all'interno. Sono state trovate SIM, c'è stato un caso lo scorso mese in cui hanno arrestato 20 persone a Latina. Secondo me erano quegli episodi, in qualche modo potrebbero ricondurre anche a Campobasso, perché alcune schede che sono state trovate a Campobasso, pare che siano state acquistate a Latina. L'incontro con la stampa davanti al carcere di Via Cavour si chiude con un messaggio di solidarietà all'agente di polizia penitenziaria che lo scorso 31 gennaio puntò una pistola alla testa di un detenuto che durante un trasferimento aveva tentato di fuggire. All'assurdo atteggiamento cioè da parte del Ministero della Giustizia, da parte del Capo Dipartimento, tenere sospeso per 9 mesi dopo che la Procura ha detto che non c'è un reato penale, è veramente una cosa che io non ho mai visto in 20 anni di carriera. Se poi teniamo conto che di evasioni nell'ultimo periodo ce ne sono state, ma soprattutto una cosa: da un punto di vista operativo il collega non ha messo a repentaglio la vita assolutamente di nessuno. Io consiglierei al capo dipartimento di fare una proposta in cui ci tolgono proprio le pistole, perché se non le possiamo usare, tanto vale la pena non tenerle proprio.